E voglio vedere se gli riconoscono tutte queste spese. Avevo sentito in televisione che c'era anche... Stiamo per cominciare, grazie. Allora, per il 20 è confermata. Maurizio che sta organizzando tutto. Un albergo, questo è in viale Corsica. Per noi è fondamentale che le opere parlino, che ci aiutino a raccontare la storia, reale o immaginaria che sia. Buonasera, scusate se c'è qualche ritardo, ma c'è un problemino tecnico, come vedete. La presentazione ha qualche piccolo conflitto tra il computer, che ha uno schermo di una certa dimensione, e lo schermo dove proiettiamo, che ha una dimensione differente. Non riusciamo a conciliare le due cose, però dovrebbe funzionare abbastanza ugualmente, visto che poi dovrò comunque parlare sulle cose che presento e sarò molto sintetico a questo punto, ancora più sintetico di quello che mi hanno predisposto. Proposta di essere. E procediamo. Intanto le scritte che si vedono poco sono che la Fondazione Franco Fossati, quel marchietto là in alto a sinistra, presenta così un gioiello per Milano, perché questo era lo scopo del Museo del Fumetto, è lo scopo del Museo del Fumetto. Wow Spazio Fumetto, che è un museo del fumetto, dell'illustrazione e dell'immagine animata, come ormai credo che tutti sappiate. Unico in Italia, la scritta che non si legge, ma in rete con il mondo. È l'unico museo di questo genere in Italia, è anche nel modo di essere unico nel mondo e comunque in rete con tantissimi paesi, come vedremo più avanti. Tutto parte dal concetto che il fumetto è la nona arte. Questa cosa del fumetto non arte l'avete sentita molte volte, probabilmente la leggerete sui giornali, vi sarete domandati perché non arte, quali sono le altre otto e via discorrendo. Beh, all'inizio di tutto c'era l'artigianato, cioè fino al Medioevo si parlava solo di artigianato, non esisteva l'arte praticamente. E poi si è cominciato a fare una distinzione, sono nate le arti comuni o meccaniche e le arti liberali, tra cui pintura, scultura, eccetera. Si è cominciato a fare questa distinzione. Nelle arti liberali sono state incluse, soprattutto nel Settecento, nell'Ottocento, pittura, scultura, poesia, musica, danza, eloquenza, architettura. Non sono numerate perché non era molto importante numerarle e perché comunque intendevano semplicemente delle forme espressive che erano particolarmente diffuse e condivise. Il problema è venuto fuori con il secolo, con il 1900. Perché nel 1900, alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, i problemi sulla classificazione delle arti, anche per creare i musei, hanno cominciato a diventare tante. E allora si è creato un primo elenco. In effetti questo elenco così completo è numerato in questo modo, è già del 1900, inizio del 1900, e dall'architettura, la scultura, la pittura, la musica, la poesia, la danza e... Nel 1912-1913 si comincia a inserire il cinema. Questa classificazione col cinema come settima arte rimane per tantissimo tempo, viene consolidata, diciamo, finché nel 1963 vengono introdotte l'ottava e la nona arte, cioè la televisione e il fumetto. Questo perché ormai non era più possibile classificare televisione, fumetto e tante altre forme espressive all'interno di quello che già esisteva. Già si erano messi insieme al cinema anche il teatro, la radio, si era fatto un po' di confusione. L'ottava prende ormai televisione, radio e secondo alcuni anche il teatro, non si capisce perché. L'unica che è rimasta pura in un certo senso, la nona, è il fumetto. Anche se c'è qualcuno che chiama non arte
diciamo che la definizione è nata quasi contemporaneamente a quella del fumetto, per cui hanno un po' diritto di esistere tutte e due, la gastronomia. Assolutamente. Il fumetto teniamo un attimo presente, ma aggiungiamo anche quelle che si sono aggiunte negli ultimi anni, che sono la decima e l'undicesima arte, con le quali che si sono conquistati, i videogiochi, con tutto ciò che è collegato, anche i giochi di ruolo, eccetera, e il digitale, in tutte le sue applicazioni, quindi anche quelle cinematografiche e tutte le forme artistiche digitali che riusciamo a pensare. Ma restiamo al fumetto. Il fumetto ha questa definizione nel 63. In realtà, quando nasce il fumetto? Perché questa cosa? Ecco, la storia del fumetto, le origini del fumetto sono una storia non conosciuta, è una storia che si sta cominciando a conoscere anche da parte degli studiosi soltanto da pochissimi anni. Potrei dire tranquillamente negli ultimi 20 anni si comincia a avere l'idea un po' chiara. Perché in realtà abbiamo delle cosucce, senza andare alle incisioni rupestri evidentemente, ma per esempio la colonna Traiana del secondo secolo d.C. viene spessissimo definita una specie di fumetto. Perché? Beh, è un'opera particolare, racconta le gesti di Traiano in Dacia, quindi è una storia avventurosa, diciamo, vera, reale, raccontata da Traiano, che era da Apollodoro di Damasco, che probabilmente era andato insieme a Traiano in Dacia, ed è una striscia. È una striscia che si avvolge praticamente intorno a questa colonna, 30 metri di colonna, è un nastro narrativo, una striscia, una strip, lunga 200 metri. Il modo narrativo di questa striscia è assolutamente straordinario ed è molto vicino al metodo narrativo del fumetto. Vabbè, è un caso particolare, un caso unico evidentemente, unico al mondo fatto in questo modo. Intanto è carino che ci sia ed è carino che sia in Italia, questa è una cosa molto interessante. Ma c'è un'altra cosa interessante, chi ha utilizzato il fumetto per comunicare? Perché abbiamo preso una testimonianza che naturalmente non vi leggo interamente. Questa immagine che vedete, e per fortuna si riesce a vederla, è la Biblia Pauperum, la Bibbia dei poveri, cosiddetta, che racconta, sono fogli più che altro, fogli comunque raccolti insieme, diventano comunque libri, vengono riprodotte con i metodi che si potevano usare all'epoca, vale a dire incisioni su legno, e anche a colori, racconta episodi della Bibbia, con alcune particolarità che sono, noi diremmo, fumettistiche. Che cosa dice in proposito la Chiesa, però? Perché noi stiamo conquistando qualcosa, ma la Chiesa cosa ne dice? Beh, la Chiesa è quel testo lunghissimo che c'è a fianco, che non vi leggerò, ma dice sostanzialmente che la Bibbia è onnipresente nell'immaginario collettivo, nel linguaggio, nella storia, nell'architettura, nell'arte. Nell'arte i fatti biblici sono quelli più raccontati in assoluto, anche e soprattutto in immagini. Il modo di raccontare, scusate, non so cosa sto facendo, il modo di raccontare, lo vediamo in questo esempio, ma la Bibbia Pauperum è ricchissima, e ha avuto anche molte declinazioni, quella classica a 235 incisioni di questo genere, racconta per sequenze, racconta per immagini con dei testi che spiegano che cosa ci sono i personaggi, cosa dicono i personaggi. Siamo nel Medioevo, cominciano ad apparire delle forme che troverete nei quadri, nelle chiese, un po' dappertutto, che sono i cartigli, questi testi che sono a fianco dei personaggi, che dicono che cosa i personaggi stanno dicendo, sono come dei balloon, quindi la emoji nel fumetto, e addirittura escono dalla bocca molto spesso dei personaggi.
questo uso misto del disegno e del testo l'abbiamo in tantissime chiese, in tantissime produzioni di quadri classici, possiamo dire senz'altro dal 300 in poi. Se venite a Monza, con il abbiamo la sede anche lì, ma se venite a Monza a vedere il Duomo di Monza, troverete la cappella degli Zavattari, che è qualcosa di straordinario, dove ci sono cartigli che raccontano, intanto ci sono delle strisce enormi che raccontano in sequenza la storia di Teodolinde, ma poi ci sono i cartigli che sono testi che escono dei personaggi e spiegano e fanno parlare i personaggi. Ecco, questo modo narrativo è assolutamente definito protofumetto, e il fumetto è stato molto usato per raccontare queste cose dalla Chiesa. Se pensate che la Bibbia più diffusa e più conosciuta è quella illustrata da Doré, che ha messo centinaia di illustrazioni all'interno. Un altro esempio straordinario è la Tapisserie de Bayeux, cioè vorrebbe essere è un ricamo in realtà, dovrebbe essere viene chiamato con un altro nome, dunque un arazzo, sì, la razza di Bayeux. In realtà la razza è un termine sbagliato, perché è un ricamo straordinario. Pensate che questo ricamo, vedete queste due immagini, sì, si vedono anche nella proiezione, sono lunghe 68 metri e passa, e mancano anche manca il finale, circa 2 metri che sono persi nel tempo. Un unico razzo lunghissimo, una striscia lunghissima, e racconta di Guglielmo il Conquistatore che va in Inghilterra, con cui vince ovviamente la battaglia di Hastings, diventa re d'Inghilterra, eccetera. Tutta questa storia è raccontata in sequenza con dei metodi narrativi che sono molto vicini a quelli del fumetto. Vedete l'immagine, com'è meravigliosa questa cosa. È conservata appunto in un museo, il Museo dell'Arazzo a Bayeux, e praticamente tutto il piano inferiore per questa striscia meravigliosa, un'esposizione incredibile, e il piano superiore per spiegare cosa gli ha raccontato in quella striscia. Ma il fumetto poi alla fine, allora vi faccio salvo di tutte le migliaia di esempi che potrei portarvi di protofumetti, e si arriva però all'inizio del 1800. Un certo Rudolf Toffer, un ginevrino, nato nel 1799, quindi giovanissimo, a 30 anni, comincia a raccontare delle cose per immagini, era un pittore anche molto bravo, tra l'altro, molto apprezzato, racconta delle cose per immagini, lui è un insegnante, quindi le racconta ai suoi ragazzi, se le disegna secondo dei criteri che lui si è inventato per raccontarle, quindi immagini in sequenza, molto divertenti, e ce ne vogliono parecchi di queste strisce in sequenza per fare tutta una storia, tutto un racconto. Quest'opera lui non la pubblica, lui se la disegna, quella dai ragazzi, se la fa girare dai ragazzi, magari ne fa due o tre copie ridisegnandosela, tanto tempo da perdere evidentemente, i ragazzi ogni tanto gli perdono qualcosa, lui chiede per favore cercate di non perdermi, tocca ridisegnare le parti che vi perdete, qualcosa che lui credeva di aver perso finisce in mano a un certo Goethe, che era alla fine un po' del suo percorso di vita, vede queste cose meravigliose, gli piacciono, e ne scrive una recensione straordinaria sulla sua rivista, e fa sapere a Toffer che non solo gli piacciono, ma si domanda perché lui non le pubblichi. E Toffer si decide a pubblicare. Per cui nel 1833 esce quello che è il primo fumetto al mondo, fatto quindi da uno svizzero francese di Ginevra, e in quel periodo era sotto la Francia assolutamente, quindi pubblicava anche a Parigi, eccetera. Bene, questo Toffer fa alcune storie di questo genere, qualcuna viene pubblicata, muore giovanissimo,
muore nel 1846, quindi a 47 anni. Alcune sue cose escono addirittura postume. Non solo, ma esce postumo nel 48 Les réflexions est venu proposer d'un peintre genevois, cioè le riflessioni e gli appunti di un pittore ginevrino o studi sul bello delle arti. È il primo saggio di questo, su questo modo di raccontare per immagini, di usare l'immagine, di usare l'arte, il primo di questo genere al mondo, il primo testo sul fumetto praticamente al mondo. Ancora non si chiamava fumetto, ancora non si chiamava con nessun nome. Era disegno, era arte, era un modo di raccontare, semplicemente. È stata una rivoluzione epocale. Epocale, nell'arco dell'Ottocento nasce la stampa, praticamente, perché la stampa comincia ad avere diffusione di massa soltanto a metà dell'Ottocento. Piccolo particolare che diventerà importante quando parleremo dopo d'altro, del futuro del museo. Nel percorso recente che abbiamo compiuto a Monza sulla Monaca di Monza, sui Promessi Sposi, sul Manzoni, abbiamo scoperto una strana relazione che non vi anticipo, la conoscerete soltanto a febbraio-marzo, tra Manzoni e Toffer, tutto sommato indirettamente. Manzoni si relazionava con Goethe, Goethe si relazionava con Toffer, e Manzoni fa delle scelte che sono straordinariamente vicine a quelle di Toffer, ma di questo parleremo molto più avanti. Intanto riassumo semplicemente quello che è accaduto dopo. Nel 1895 nasce Yellow Kid, che per molto tempo è stato considerato il primo fumetto al mondo, ma non è vero, è il primo fumetto come mass medium, cioè fumetto di massa, fumetto industriale, il fumetto come prodotto di comunicazione di massa. 1895, da allora è un'esplosione assoluta. Negli stessi anni nasce seriamente il cinema, nascono altre forme espressive e quindi assieme il percorso del fumetto e del cinema continua negli anni successivi. In Italia il fumetto arriva nel 1908 con il Corriere dei Piccoli, molto tardi perché non c'erano i presupposti, non c'era manco l'Italia, prima tra l'altro stava cominciando appena a formarsi, e dal 1908 fino agli anni 30 si rimane un po' fermi a prendere materiale americano, infatti questo è il primo numero del Corriere dei Piccoli, e il personaggio che è in copertina è dello stesso creatore di Yellow Kid. Ci sono delle piccole cose italiane che cominciano a apparire, cose sempre più belle. Nel 17 nascerà per esempio il signor Bonaventura. Bisogna aspettare gli anni 30 per vedere qualcosa di bello. E negli anni 30, con il fascismo, tutto questo si interromperà per molto tempo, perché il fascismo ostacolerà al massimo il fumetto, arrivando a vietarlo totalmente. La ripresa sarà soltanto nel dopoguerra, ma questa è un'altra storia. Perché ho raccontato tutto questo? Perché c'è uno spazio davvero wow spazio fumetto, che ha una sola ragione di essere, ed è quella di recuperare tutta la ricchezza di questa storia, una storia lontana che parte quindi da quasi 200 anni fa, in tutto il mondo, perché il fumetto è stato fatto in Cina, è stato fatto in Africa, in Sud America, in tutti i paesi. E questa storia è assolutamente sconosciuta. Le cose meravigliose del fumetto sono tante, soprattutto il fumetto è uno dei mezzi di comunicazione di massa più importanti e più diffusi. Pensate che ancora oggi, con la crisi che c'è, il fumetto è il settore della nostra editoria che comunque regge. Sente evidentemente della crisi, ma regge bene. Il fumetto viene utilizzato moltissimo per spiegare, non solo la Bibbia, ma anche per raccontare cose importanti, da quelle tecniche a raccontare la Shoah, a raccontare la medicina. Quindi forme infinite. Perché? Perché il fumetto è un mezzo di comunicazione, non è un genere. Wow è questa cosa che vedete, è un palazzo che era la vecchia palazzina Motta di Milano,
quello che rimane del quartiere era tutto fabbrica Motta, 1500 operai, finito come tutte le grandi fabbriche di Milano. È stato trasformato la parte centrale, quella del coperta, semplicemente come fabbrica, trasformato in giardino pubblico. Una parte è stata data al privato per costruire dei caseggiati, e con il contributo di chi ha costruito i caseggiati è stato sistemato la palazzina, la parte più bella, più nobile, diciamo, dell'intero quartiere. Dove la Fondazione Fossati sta, perché ha partecipato a un bando del Comune di Milano, ha avuto questa concessione per 8 anni, guardate, c'era per 5, siamo usciti per 8 per fortuna, ma scade tra poco, quindi abbiamo solo 2 anni davanti, siamo 5 anni e mezzo di vita. Il nostro museo è nato perché deve fare questo lavoro, ma soprattutto deve mettersi in rete con il mondo, perché nel mondo ci sono tanti musei di questo genere, soprattutto in Europa, negli Stati Uniti. In Italia non c'è niente. È importante ricordare che al momento, e questo è uno dei nostri problemi, noi non siamo un museo fatto dal Comune di Milano. Noi siamo una fondazione che ha avuto la concessione onerosa di uno spazio per poter realizzare il suo museo. Cosa ha fatto WOW fino a oggi e cosa sta facendo? Mostre, eventi, incontri e convegni, didattica, laboratori, corsi, masterclass, biblioteca, bookshop ovviamente, e il boom, che ci sta bene anche lui perché è servito anche a rendere agibile, a bonificare un pochettino un'area che, quando noi siamo entrati, era soprattutto un ricettacolo di siringhe e di droghe. Mostre ne abbiamo fatte oltre 100 nei primi 5 anni di vita. Non vi sto a illustrare quelli che ci sono qui, dovrei fare l'incenta, non vale la pena. Qua c'è Carosello, c'è il Zio Paperone, fatto anche in collaborazione col Politecnico di Milano, c'è la mostra di Crepas, fatto con l'Ordine dei Giornalisti, quel signore che vedete che tiene la mano su Tentene è direttore del Museo del Fumetto di Bruxelles, uno degli storici e dei musei storici europei più importanti, culla del fumetto europeo, che è venuto da noi a tenere una lezione e stare con noi per un po' di giorni, in occasione di una mostra che abbiamo allestito solo con le nostre forze, con i nostri materiali, sulla mostra Berg. Lucy di Charlie Brown ha bisogno di presentazioni, eccetera, eccetera, eccetera. La didattica, quante fotografie avremmo dovuto mettere per la didattica non lo so. In alto a sinistra vedete Dossi, un disegnatore di fumetti storico, ha fatto Geppo, Nonna Belarda, tanti personaggi per tantissimi anni, Soldino, eccetera, e adesso viene spessissimo da noi per tenere lezioni. Ci sono autori giovani e anziani che insegnano, si fa di tutto, anche animazione, eccetera. Eventi, beh, Star Wars non poteva non esserci, ma anche l'immaginato a sinistra, per esempio, è un momento di collegamento internazionale con gli Stati Uniti, dove il pubblico ha potuto porre domande e avere risposte con il maggior disegnatore Disney degli ultimi decenni, e traduzione in simultanea, è stato un incontro particolarmente emozionante. E via così, gli incontri sono tantissimi, adesso stiamo scendendo la prima della scala, eccetera. E tra gli eventi lo stesso, vedete musica, vedete esibizioni, anche quello in basso a destra è un autore di fumetto americano, lui è giapponese, Inuzaki fa dei personaggi straordinari, conosciutissimi. In alto a destra Pao, che sta lavorando sui nostri palettoni nel giardino, che è produzione di una rinfrescata, eccetera, eccetera, eccetera. Cosplay e tutto quanto. Il nostro futuro? Il nostro futuro, ne parleremo adesso, abbiamo messo un'immagine sola, perché si è stato difficile mettere tanto. Questa è la monaca di Monza,
ne avevo parlato prima della monaca, avevo detto che non ne ho parlato ancora. Perché? Perché la monaca è stato un tentativo straordinario. A Monza abbiamo lavorato con 3 assessorati contemporaneamente, abbiamo fatto un percorso che ha richiesto la preparazione di un paio di mesi per realizzare una storia a fumetti, la prima volta che viene fatta a fumetti la vera storia della monaca di Monza, realizzata sulle basi assolutamente storiche, scoprendo anche delle cose straordinarie, lavorando con un autore giovanissimo, l'autore di questa monaca ha 30 anni, scoperto nel nostro museo, con il nostro museo. Era uno degli autoprodotti di un evento sulle autoproduzioni che facciamo tutti gli anni. Questo utilizzare il fumetto e fare questi percorsi di ricerca fa parte assolutamente del nostro futuro, oltre a continuare quello che già stiamo facendo e oltre a altre cose di cui parleremo adesso. Grazie. Grazie, io vorrei ringraziare per questa introduzione nel mondo del fumetto che va fino alle origini del fumetto e dare il benvenuto al direttore del Museo del Fumetto, il signor Luigi Bona, che pregherei di accomodarsi qui di fianco alla nostra Presidente Medici. Io questa sera, e purtroppo abbiamo iniziato molto tardi, ci sono delle cose molto molto interessanti di cui parlare questa sera. Perciò io vi chiedo se potete ancora un pochino di tempo perché Luigi Bona ci parlerà, appunto entrerà nel vivo e ci racconterà come è strutturato il museo, le attività che svolge il museo, ci illustrerà le iniziative in essere, quelle da realizzare, e poi insieme cercheremo e troveremo i migliori metodi di valorizzazione di Wow Spazio Fumetto. Però stasera io sono doppiamente felice, non solo perché Luigi Bona ha accettato il nostro invito, anche perché finalmente abbiamo qui di nuovo con noi la Presidente della Commissione Cultura, Donella Medici, alla quale passo la parola, che così almeno proseguiamo. Volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare soprattutto il direttore per essere intervenuto questa sera, però visto che siamo in ritardo non vorrei rubare altro tempo e quindi le do la parola per relazionarci, grazie. Grazie moltissimo. Io mi scuso per i dialoghi, spero non sia stato troppo lungo nella mia presentazione. Chi è rimasto ha diritto a un caffè gratis al boom, ovviamente, quando vuole. Non so bene a che parte cominciare. Noi in realtà abbiamo tantissimi progetti, perché abbiamo visto quello che viene fatto all'estero, viene fatto da tanti nostri amici, siamo in rapporti costanti, abbiamo ritrovato amici in questi giorni addirittura del Costa Rica, addirittura del Messico, eccetera, che si relazionano con noi. Quindi addirittura hanno fatto delle donazioni di disegni fatti apposta per noi anni fa quando siamo partiti. Oggi stanno riprendendo le fila per continuare con noi questo discorso. Ecco, siamo felici dei nostri risultati. Vorremmo che il nostro museo non fosse soltanto un museo della Fondazione Franco Fossati, vorremmo che il nostro museo non fosse soltanto in alcune rare occasioni il museo del Municipio 4, vorremmo che fosse un museo della città, un museo che sempre lavora in collaborazione, pianifica in collaborazione con chi ci rappresenta a livello politico-amministrativo. E questo perché un museo deve essere così. Noi siamo contenti quando riusciamo a fare queste mostre, cose come la mostra per la prima della Scala, la facciamo ormai da 6 anni, questo è il 6° anno, e è successo, funziona, il comune ci usa come ferro all'occhiello, va benissimo, ne siamo orgogliosi. Questo anche evidentemente il Municipio 4, col quale abbiamo sempre avuto questa collaborazione straordinaria e siamo venuti a chiedere qualche aiuto al Municipio, alla zona prima, quando era veramente necessario avere qualche spicciolo molto spesso per riuscire a coprire delle spese, la SIAE, queste cose che altrimenti da soli avevamo difficoltà a coprire.
Le difficoltà ci sono, la nostra gestione sta andando sempre meglio, devo dire, è virtuosa. Abbiamo ripagato quasi tutti gli impegni che ci eravamo presi quando siamo partiti, centinaia di migliaia di euro, di banche e altro. Stiamo lavorando senza nessun tipo di sovvenzione e di aiuto. Il Comune ogni anno ci riconosce generalmente qualcosa per quello che abbiamo fatto l'anno precedente, non comprendo neppure il costo dell'affitto che noi paghiamo. Tutte le spese sono tutte interamente nostre. Al di là del discorso economico, c'è un discorso organizzativo, un discorso di programmazione, cioè non ci si può vedere soltanto per parlare di soldi. Vorremmo condividere queste cose. Allora, un tentativo che faremo con il Comune di Milano è quello di far diventare il Museo del Fumetto Museo del Comune di Milano, non perché le nostre cose vadano a Comune di Milano, perché vengono gestite a Comune di Milano, perché diventino un museo come tutti gli altri, dove poi qualunque gestione ci sia, qualunque debito ci sia, qualunque cosa funzioni, beh, tanto paga comunque il Comune o altro. No, vorremmo che fosse un museo del Comune di Milano per essere Museo del Comune di Milano, cioè funzionare come Comune di Milano. Il nostro museo è una gestione assolutamente originale rispetto a tutti gli altri musei che sono presenti sul territorio. Siamo invece perfettamente in linea con quello che è il modo di essere musei all'estero. Parlo di Bruxelles, parlo di Parigi, parlo di Barcellona, parlo di tanti altri paesi. Quindi forse c'è qualcosa che bisogna forse ripensare alla base sul modo di essere musei. Al di là di questo, i nostri progetti intanto stanno provando a coinvolgere anche a Milano, come abbiamo fatto a Monza e in tante altre situazioni, tra l'altro, il comune, il municipio, eccetera, su alcuni progetti importanti. Ormai siamo abbastanza forti a livello di comunicazione e abbastanza organizzati. Abbiamo assunto ormai tutti praticamente i ragazzi che lavorano da noi e si sono formate delle professionalità che non esistevano, non esistono proprio, non c'è nessuno che insegni a fare le cose che loro stanno facendo. Quindi siamo un'equipe ferratissima. La cosa su cui stiamo cercando di muovere soprattutto adesso il Comune, e vorremmo avere un rapporto anche con il municipio, è il progetto su Manzoni. Manzoni è ostico, è difficile. A Monza ci siamo accorti parlando con gli insegnanti che hanno confermato quello che poi noi dicevamo tranquillamente. Il Manzoni è odiato dai ragazzi cordialmente, perché comunque, per quanto sforzo facciano molti professori, viene automaticamente odiato. Può essere meno odiato se si sanno delle cose sul Manzoni che forse non tutti sanno, che forse noi sappiamo, e che raccontandola ai ragazzi, i ragazzi si sono entusiasmati a conoscere. Manzoni è stato rivoluzionario, assolutamente. Rivoluzionario in cose che oggi sarebbero rivoluzionarie, con criteri che oggi sarebbero rivoluzionari. E gran parte della sua storia non è conosciuta, gran parte della storia di Milano non è conosciuta, gran parte di tutti i retroscena dei Promessi Sposi è sconosciuta, o misconosciuta quantomeno. Quindi difficile, fare una mostra del genere è difficile. Abbiamo il modo di farla, sappiamo, siamo convinti di poterla fare bene. Quella della Monaca di Monza a Monza, i Musei Civici di Monza, ha funzionato. Si è stabilito addirittura adesso un rapporto con i Musei Civici di Monza, per cui abbiamo una convenzione permanente con loro per sconti reciproci sui biglietti, eccetera. È il primo museo che ci chiede una cosa di questo tipo, anche se siamo gemellati anche con Belgio e compagnia. E abbiamo deciso che sì, va bene, perché anche con Monza dobbiamo creare un ponte che sia un po' permanente, ecco. E la Monaca di Monza è stata prorogata anche di un altro mese, perché completa il percorso sui quadri molto belli dell'Ottocento, che viene fatta
nel serrone della Villa Reale, ma l'ho completa con il cinema, con la televisione, col fumetto, con altre forme espressive, comunicative, con l'immaginario collettivo che è alla base del nostro museo, del nostro modo di lavorare. La risposta per ora è positiva del Comune, siamo ancora all'inizio, stiamo ancora vedendo, però è una cosa anche imminente, i nostri tempi sono sempre strettissimi, lavoriamo per il giorno prima. E in effetti la mostra su Manzoni dovrebbe partire in febbraio, fine febbraio diciamo, quindi i tempi sono, dire che sono stretti è dire poco, però la mostra si può fare. Se il resto verrà dietro, avremo incontri adesso a Casa Manzoni e tutti gli altri per vedere appunto le altre realtà manzoniane, vogliamo fare dei percorsi, vogliamo fare delle cose molto particolari, vogliamo allargare alla città quello che è un nostro progetto, non soltanto prendere i progetti che vengono dall'alto o vengono da qualche parte, perché non facciamo una cosa che fanno tutti, la facciamo anche noi? Questa cosa a noi non piace, lo dico chiaramente, l'ho detto all'assessore della cultura, l'ho detto a tutti in tante occasioni, noi vorremmo a un tavolo decidere insieme cosa fare per fare qualcosa di bello ogni tanto. Manzoni può essere un'occasione, vorremmo che fosse un modo di operare sempre così. Se poi riusciremo a fare incontri, a fare tavoli di lavoro in cui queste cose possano essere anche programmate e pensate meglio, beh, ben venga. Noi abbiamo decine di eventi già programmati, le date sono molto vaghe, ancora possono cambiare da un momento all'altro, come sempre. La mostra di Crepa che abbiamo fatto recentemente è stata decisa un mese e mezzo prima, doveva andare da un'altra parte, avevamo soltanto dei materiali. Ecco, teniamo il Presidente presente, noi possiamo fare questi salti mortali, queste cose particolari, perché abbiamo del materiale. Noi abbiamo, ormai diciamo per abitudine, 500.000 pezzi, ma non sappiamo quanti ne abbiamo in realtà, molti di più, che sono almeno in 5 posti diversi, più una rete di collaboratori, di amici, di prestatori, di collezionisti che vogliono molto spesso mantenere l'anonimato, ma che si fidano a prestarci i loro materiali, perché sanno che da noi sono valorizzati e messi in un certo modo. Ecco, questa nostra ricchezza di materiale, Stoffer, di cui dicevamo prima, abbiamo le opere, abbiamo decine di libri, abbiamo tutti i percorsi possibili, materiali oltretutto di tutto il mondo, quindi francesi, tedeschi, cinesi, giapponesi, di tutte le nazionalità possibili, tedesche, eccetera, spagnoli. Abbiamo libri, abbiamo stampati, fumetti, abbiamo giornali, stiamo facendo un percorso per esempio sul giornalismo italiano dall'inizio, dalla metà dell'Ottocento praticamente, anche se abbiamo materiali precedenti, giornali scritti a mano, tanto per dire, dalla metà dell'Ottocento in avanti, perché è interessante come percorso a prescindere, e poi è un percorso che vede la presenza dell'immagine in un modo straordinario. Abbiamo delle mostre eccellenti da tirare fuori su questi argomenti che non sono mai state fatte in Italia. Non le abbiamo fatte fino ad oggi perché aspettiamo di avere la possibilità di non farle costruirle e farle morire nell'arco di pochi giorni, e con la possibilità di comunicare che è soltanto quella che noi ci possiamo permettere. Fino ad oggi potevamo permetterci, a parte il comunicato stampa, a parte l'appoggio enorme di televisioni, radio, giornali, per il resto ci stampiamo cartoline, cioè le cose che in qualche modo costano poco, non affissioni perché ci costano troppo. Adesso stiamo verificando, perché l'ultima indicazione, pare che non avremo più neanche i totem in giro per Milano, perché c'era una comunicazione che non li danno più, perché la cosa non è gestita dalla TM, la TM evidentemente le cose le fa pagare, e quindi i nostri problemi sono questi: il poter comunicare, il poter essere nella rete e poter lavorare con chi poi su queste cose lavora dappertutto, nelle altre realtà culturali milanesi. Non esiste un tavolo di lavoro dei musei di Milano,
Tra l'altro noi non siamo un museo riconosciuto dalla Regione Lombardia, anche se la Regione Lombardia continua a chiederci, ma perché non chiedete l'autorizzazione, non si tiene la certificazione? Beh, anche la sovrintendenza, hanno cercato in tutti i modi, dice, ma voi metterci qualche cosa lì in qualche modo che noi possiamo riconoscervi. Noi abbiamo dei problemi enormi sulla struttura, la struttura ha avuto allagamenti al piano inferiore, sì, ha avuto allagamenti, ha avuto problemi tecnici di ogni genere, per cui noi non possiamo avere degli spazi conservativi seri all'interno del museo. E quindi non possiamo essere riconosciuti come museo, perché non abbiamo gli spazi conservativi dedicati. Abbiamo chiesto, con una lettera mandata un po' a tutti, di poterci trovare, e quindi estendo anche a voi la comunicazione, di poterci trovare degli spazi, uno spazio, in cui poter mettere i nostri materiali di conservazione, il nostro magazzino sostanzialmente, minimamente in sicurezza, per poter avere anche questi riconoscimenti. Senza spazi conservativi siamo mezzo museo, e questa è l'unica cosa che ci manca, molto molto importante, oltre ai soldi chiaramente, ma questo è un altro discorso. Grazie. Grazie, io ringrazio il signor Luigi Bone, direttore di World Spazio Fumetto, mi scuso per l'ora tarda, ci riserveremo di convocare un'altra commissione per parlare anche dei metodi di valorizzazione e parlare tutte e le cose, gli argomenti importanti che non sono stati toccati questa sera per problemi di tempo. Ringrazio tutti i consiglieri per essere stati presenti fino a quest'ora e vi auguro una buona serata. Grazie ancora, grazie Luigi Bone. Grazie.